Da sempre la timidezza e la difficoltà a parlare con gli altri mi hanno portato ad isolarmi, a farmi sentire diverso, non accettato. Anche quando ho deciso di curarmi, ho scoperto che me stesso sarebbe stato l'ostacolo più difficile da superare. In carcere tutto è diventato più intenso, amplificato. L'isolamento fisico si è affiancato a quello emotivo. Solo con il buio potevo concedermi il lusso di piangere, ma con la musica, perché nessuno sentisse. Poi la proposta di un affidamento terapeutico. Pensavo che da lì tutto sarebbe stato semplice. Sono entrato in un gruppo già formato, mi sentivo osservato, scrutato. Pensavo, stanno già seguendo un programma, si conoscono, tra loro c'è complicità. Io senza sostanze mi sento nudo. Mi manca la sostanza, non per dipendenza fisica, quella l'ho superata da un po'. Mi manca la sostanza perché mi avrebbe permesso di relazionarmi con gli altri. Voglio ancora quella corazza che solo lei sa darmi. Durante i gruppi terapeutici mi sentivo in difficoltà. Ho passato tante brutte esperienze. Me ne vergognavo e temevo di essere giudicato da sconosciuti con cui pensavo di avere in comune solo la dipendenza e il degrado che ne deriva. Quando lo abbiamo visto arrivare, abbiamo pensato: ecco, tutto procede in armonia e arriva qualcuno nuovo. Possibile che in comunità accettino chiunque? Ha una carenza spaventosa, si vede lontano un miglio che vorrebbe farsi ancora. Alcuni di noi si sono sentiti disturbati. È troppo malmesso. Cos'ha in comune con noi che abbiamo già fatto un bel pezzo del programma? Gli operatori dovranno starci a sentire, dovranno fare qualcosa. Il nuovo arrivato è insopportabile. E invece, ci hanno aiutati a lavorare in gruppo sui meccanismi di difesa. Abbiamo capito che i nuovi compagni sono percepiti come una minaccia, in quanto sono lo specchio in cui si riflette la nostra condizione reale e non l'immagine falsata che ci eravamo costruiti. Siamo arrivati a riconoscere che la rabbia e il disgusto che abbiamo provato nascevano dal fatto che negli altri abbiamo rivisto parti di noi stessi che preferiamo ignorare. Abbiamo ritrovato ciò che siamo stati per lungo tempo. Grazie al lavoro svolto con gli operatori, abbiamo concentrato l'attenzione sul nostro malessere. Abbiamo mosso ancora passi verso le radici del nostro dolore e analizzato quell'incapacità di accettare che quelle parti malate sono ancora presenti e vanno lavorate. Solo grazie a ciò abbiamo potuto accogliere chi è arrivato e fargli capire che siamo qui per ascoltarlo, permettergli di superare le iniziali difficoltà che lo portavano a isolarsi e creare tutti insieme uno spazio di coesistenza e dignità che troppo spesso abbiamo temuto perso per sempre. Io ero pieno di rabbia e non sapevo come gestirla. Ho pianto per la nostalgia. Avrei voluto abbracciarvi forte. E questo pensiero mi faceva sentire meno solo, perché per me siete diventati una famiglia. Qui sono protetto e so che posso stare bene, perché sono in mezzo a persone che mi vogliono bene e mi accettano per quello che sono.